No, io il partito che non riconosco più non è vero, perché io riconosco in questo partito uomini, donne, giovani, lavoratori, gente, tanta gente per bene che vuole una politica democratica, ma sicuramente non è una politica democratica candidare nelle proprie liste i rappresentanti di poteri forti della Sicilia, che riconducono non a un progetto di cambiamento ma a un progetto di potere, in particolare per esempio a Messina, una città distrutta da sempre da un sistema di potere che sembra incrollabile, invece di invitare i cittadini alla rivolta, invece si dialoga con quel sistema di potere, e questo è insopportabile. Lei ha parlato anche di Navarra come candidato che appunto, tra virgolette, ha suscitato varie polemiche. Ma io non trovo opportuna politicamente, e non nella linea del Partito Democratico, candidare il... senza accusarlo di niente specifico, per essere chiaro, è inutile che minaccia diffamazione, che cosa. Riferiamo un fatto. Navarra è il nipote di uno dei peggiori boss della storia della mafia siciliana, Michele Navarra, che è stato capace di prendere una sorta di brusca del tempo, che è stato capace di distruggere un ragazzino, di ammazzare un ragazzino di 12 anni con un'iniezione letale, che era testimone del delitto dell'assassinio di Placido Rizzotti. Infamante pure come mafioso, perché uno che ammazza un ragazzino di 12 anni ed era un capomafia vero, non vale una cicca anche come mafioso.